Onorevole, da poco terminata anche la replica del ministro Crosetto alla sua interpellanza urgente, lei non si è detto soddisfatto nel merito. Sì, non sono soddisfatto assolutamente, perché il ministro Crosetto ha riportato alcune frasi in occasioni pubbliche, frasi che si possono riascoltare su Radio Radicale, di esponenti della magistratura. Ma non ha creato nessun nesso logico tra queste frasi e l'opposizione giudiziaria che lui ha detto di aspettarsi da qui alle europee, perché se i magistrati, per quanti possano essere, potranno anche votare tutti contro il governo, cosa che non accadrà, ma non è che incidono sul risultato elettorale. Quindi evocare l'opposizione giudiziaria, i governi del passato che sono stati oggetto di iniziative giudiziarie, significa dire: io mi aspetto che da qui alle europee, come vi ho detto, ci siano iniziative, indagini, inchieste, arresti. Se non dici che c'è questo in ballo, non dici nulla. E quindi torniamo al punto: il ministro della difesa, autorevolissimo esponente del partito presidente del Consiglio, non può fare accuse così generiche e non circostanziate, altrimenti l'impressione è che sia lascia il senso un po' della intimidazione, cioè di dire: guardate che qualunque cosa succeda da qui allora noi diremmo che è opposizione giudiziaria e quindi è giustizia politica. Questo non va bene. Io mi riservo di presentare una mozione ai sensi del regolamento, ma do atto comunque al ministro Crosetto, questo è importante, di essere dato in Parlamento e di aver espresso oggi la disponibilità anche a una informativa che coinvolga anche le altre opposizioni. Le riunioni a cui si è riferito non sono segrete, perché lui stesso ha detto di averle riascoltate trascritte da Radio Radicale, quindi se ci sono invece riunioni segrete, di queste riunioni segrete non ne ha parlato. Quindi immagino che non esistano, perché sarebbe grave che le avesse evocate e sapesse qualcosa si è taciuto il Parlamento. Il ministro ha parlato anche di mistificazione, diciamo, delle sue parole. Io non credo, il ministro ha detto: ma parlavo, non era il ministro, era il cittadino. Però non è vero, l'intervista era al ministro Crosetto, che Crosetto sa benissimo che viene intervistato in quanto ministro della difesa, e le sue parole impegnano il governo, visto che non sono state smentite dal primo ministro, ed essendo il Consiglio dei Ministri un organismo collegiale. Quindi secondo lei, alla luce di ciò che è accaduto oggi in aula, il ministro Crosetto ha ridimensionato l'effetto delle frasi al Corriere della Sera o non ha detto esattamente quello che sa? Io non voglio fare il processo alle intenzioni. Dico che manca la logica, perché se tu dici che la tua accusa si basa su cose pubbliche note, allora non spieghi perché trasformi quella roba lì nel pericolo che tu individui quasi come certo di opposizione giudiziaria da qui alle europee. Anzi, dice che l'unica cosa che il governo teme, ha detto, può temere l'opposizione giudiziaria che si manifesterà da qui alle europee. Quindi in questo senso non ha risposto, non ha chiuso logicamente il discorso, che quindi resta aperto, e mi auguro che il ministro tornerà in Parlamento e alla Camera per rispiegare quello che oggi non ha spiegato.